Ciao a tutti, Ciao a benvenuti. tutti, benvenuti. Oggi per prepararci ad Halloween. Dobbiamo decorare la casa. Yeah! Fagli vedere cosa abbiamo già attaccato su lì. Cosa sono quelli? I palloncini. I palloncini. E adesso cosa faremo? Attacchiamo gli stickers nei palloncini. Bravissimo! Guarda, ci sono due cammali, come Sono sono belli. lama! Com'è bello Lama! l'anno. Vuoi mettere l'unicorno? Va bene, però togli il magnetino. Ok, vai. No, Sono no, difficilissimi. sono giusti così. Vedi, non sono difficili. Vai! L'attacco qui io. Io invece attacco il giaguaro. O lo Guarda vuoi che tu, luce, guarda. No, questo? Lo vuoi tu? Ok. io prendo la lucertola, che è questa qua. Sì? Prendo la lucertola. Lo metto qua. Io vorrei prendere il lama. Perché Vai. il lama è il più bello. Mi piace di più il lama. Allora è difficilissimo. Piega il foglio come prima, anche se c'è il fiore. Mi sa che faccio prima il fiore. Prova tu a staccare il lama. Dai. Non vedo romperlo. Infatti, tira pianino. Taglilo pianino, vai. Olè. Olè, Lo olè. metto vicino. Adesso io prendo, posso prendere il ragno? Spider. I can pray that's one, the number one. Tu vuoi il topino? Ma non è un topo? Sì, è lo scheletrino di un topo. Questo? Anche. Io It's a voglio Skeleton of Mouse. Lo skeleton, lo scheletro. Dai, quello riesce vicino al bordo. Spooky, spooky No. skeleton. Allora se tu mi attacchi quello, io ti attacco questo. Dai. Un ragno in faccia! Mi spaventa. Pensavo che era vero. Guarda come sono Hai messo un alto. po' a destra in giù sto povero scheletro. Guarda quanto sono. Quanto Vediamo se riesce a raggiungere quello. Ok, ci provo, ma Devi ci. saltare, Salta, salta! Salta e appiccicalo! Devi toccare il palloncino. Vai! Quasi, quasi! Ho toccato la ragnatela. Vai, vai! No. Salta! Non hai saltato! Dai, prova! Bravo! È difficile, eh? Allora prova prima ad appiccicarlo qua, saltando, ma su questo qua arancione che è più basso. No, perché l'ho abbassato io. Ma tu prova a saltare e appiccicarlo, così ti alleni e capisci come fare. Così non hai saltato. Ti sei messo sulle punte. Va bene, quale vogliamo mettere adesso? Vorrei mettere questo qua perché sembra bello. Quello col fiore, carino, vero? Sì. Io metto la manina invece, che tiene l'occhio. La manina che tiene L'abbiamo quasi, ce ne abbiamo ancora tanti. Sì, ce n'è ancora Abbiamo un bel pure i po'. fiorellini. Eh sì, c'è un altro male, visto. Mettilo dove arrivi allora. Oppure usa lo sgabello. Userò il catalogo. Non
lo lascio qui. Eh sì, così se ne vuoi attaccare altri gli alti ce li hai. Tocca a me. Ok. Io attacco un fiore. Questo, attaccami quello. Io attacco. E lo attacco su questo qua nero. Io invece attacco l'ultimo lama. Fai la risata da stregone. Non mi mangiare. Grazie. No, i capelli no, che poi tirano e mi faccio male. Ecco, guarda, sono rimaste appiccicate anche al povero lama. Dai, attaccalo. L'hai attaccato sopra la mano. Ma dai, Alice, non voglio passare io lì. Bam! Tocca a me, io attacco il topo. Il topo di Halloween, scheletroso. C'è anche un altro palloncino arancione. Ah, là, tu ci arrivi là. Chi arriva fino a qua? Mi sa che c'è poco lo scappare. Proviamo. Dai lati con due mani, vai. Perché ci arrivo? Adesso vediamo. Ok, dove l'ho staccato? Mi sa che ci arrivo. Ma aiutami a fare. Bravo, Vicky, hai visto che non avevi bisogno di aiuto? Devi trovare il modo. Ma... Cosa? Riesco a staccare, riesco a batterlo pure. Ma... Va bene lì, va bene. È vicino al topino. Dov'è? Eccolo lì, hai visto? Lì. Super punch! Oppa! Gli stickers. Chi tocca adesso attaccarlo? A Talita. Oh. Vediamo. No, devi... Lancia. Si appiccica. Devi prenderlo. Te lo faccio una. Non so se viene verso di... Allora, io attacco questo scheletro buffo. Lo sapevo. Perché lo sapevi? Oh, è buffo. Perché mi piacciono le cose buffe. Anche no? Questo è buffo. Anche quello è buffo. Io lo vorrei attaccare. Lo attacchi di nuovo qua tu? Allora io lo attacco da un'altra parte. Sì, perché... Dimmi. Io lo attacco qua tu lì? Sì. Ok. Secondo me se lo mettiamo un pelino più distante, sei più comodo. Guarda. Lo metto proprio al giù. Così lo vedo. Sì, così lo vedi anche tu. Guarda. No. Good job! Chi tocca e cosa vuoi? Quale vuoi? Io prendo questo qua arrabbiato adesso. Anche io. No, io prendo... Prendo tutte le fiorellini. Uno, li prendo. Tutti e due, ma riesci a tenerli? Sì. Con le dita. Sì. Le aiuto a stare. È giusto, dammi qua. Vai. Però fai fatica. È giusto, vai.
Eccoci qua. Io il mio. Io lo so dove la voglio attaccare. Tu? Oh oh. È caduto. Oh oh. Tu dove li vuoi attaccare i tuoi? Cos'è? Ah, era il peluccio della nostra cornina. Lo voglio attaccare proprio qui. Okay. E l'altro e ci torniamo. E allora mi ha scritto arrabbiato, lo metto qua. Io metto questa mano con l'occhio. Quella ti è rimasto più. Quella ti è rimasto tu. Sì. E quindi io attacco lo scheletro. Vabbè, lo vuoi attaccare tu anche questo, che è l'ultimo? No, tu attacca la mano, io attacco lo scheletro. Ok. Lo sai, Vittorio, che questi sticker sono magici? Sono fluorescenti. Fluorescenti. Proviamo a spegnerla. Sì, dobbiamo tirare giù anche il tapparello. Adesso facciamo tutto. Sì, dai, facciamo. Sì. Voglio. Dai, staccati. È al contrario, devi piegarlo. No? Così, però sullo scheletro. Vai, l'hai staccato fino adesso, Vicky. È incollato bene questo. Non vuole farsi prendere? Eh? No. Non vuole farsi prendere? Prova tu. Perché forse avevi... stavi tenendo il foglio al contrario. Tieni, Tato, così. Così. No, no, devi girare... da questa parte si stacca. Avevamo messo il foglio al contrario. Questo lo vuoi staccare tu? Sì. Va bene, dammi questo, te lo tengo io, tu stacca. Guarda com'è arrabbiato. Ah, mi è arrabbiato del tuo. Tutti e due arrabbiati sono questi scheletri. La mano... con l'occhio! Dai! Mi sta bene? Sì. Sono bella? Sì, mamma strega ci ha preparato... delle pozioni! Delle pozioni! Io però l'ho fatta. Però l'ho portata io. L'hai portata tu, sì. Mamma strega ce l'ha fatta trovare e l'hai portata tu. E adesso che cosa faremo con queste pozioni? Devi indovinare il gusto. Quella gialla sa di... È buono? È buono o no questa pozione? Sì? Buona. Tè! E tè? Secondo me invece sono lacrime di coccodrillo. Mamma, chi ha ragione? È tè o lacrime di coccodrillo? Il tè. Yeah! Bravo, Vicky! Andiamo? È il mio turno. Sì, è il tuo turno. No, tu hai scelto, adesso tocca a me scegliere. Ok. Io scelgo questo. Assaggio. Sì. L'assaggio vado, Assaggio anche tu. Pera. Questo secondo me è... Per me è pera. L'infuso... di ragnatela di ragno ape. Mamma, è l'infuso di ragno di ape o è succo di pera? Succo di pera! Mannaggia, ma non era la pera comunque, secondo me. Era un altro frutto. Oh no! Dopo lo riassaggiamo e vediamo. Vai, tocca a te no, scegliere. No, ce n'è pochissimo. Dai, tocca a te scegliere. Prendo questo.
È melograno. È melograno, sei sicuro? Ma sì. Questo invece, secondo me, è il cerume delle orecchie delle streghe. No, per me, mamma, il cerume delle orecchie delle streghe o il succo di melograno? Melograno! Yeah. Tocca a me scegliere. Allora, abbiamo fatto il giallo, abbiamo fatto il rosa, abbiamo fatto il marrone. Io prendo allora il blu. Vediamo. Vediamo. Vediamo te. Oh, finalmente qualcosa di buono. Questo è succo alla pera, secondo me. Che cos'è, signorino Vittorio? È il succo da pera? Sì, è succo di perla! Yeah! Anche tu l'hai indovinato! Hai visto, finalmente! Allora ci rimangono l'arancione e il viola chiaro. Io prendo l'arancione. Spero te è qualcosa buono. Non l'hai sentito bene? Oppure ti piace tanto? Fammi assaggiare. Pesca. Secondo me è cervello di zucca. Mamma, è il cervello di zucca o succo alla pesca? Succo alla pesca. Mannaggia, non indovino mai, indovini tutto tu. Tocca a me. Sì. Prova. Oh no, mi sbagliavo. È sangue di pipistrello. Gioca a te. È sangue di pipistrello. Oppure? Mirtillo. Ah, è mirtillo questo. È mirtillo o sangue di... pipistrello. O sangue di pipistrello. Il mirtillo! Yeah! Allora mamma strega è stata, cioè è stata brava con noi, non ci ha fatto mangiare niente di strano, eh? Sì. Ho vinto io. Hai vinto tu, perché? Perché ho indovinato più pozioni. Ti è piaciuto, tu Vittorio? Tu ne hai indovinata solo una. No, due. Cosa? Ho detto questo pera e poi questo qui che non era pera. Vittoria, ti è piaciute queste porzioni magici per bambini? Ho vinto io però. Va bene, se vuoi per forza vincere, va bene. Adesso mettiamo un succo nell'altro. Vai, però stai seduto bene prima che ci macchiamo tutti. Allora, ascolta, pera, ma poi li assaggi anche? Uh-huh. Mischiamo pera con che cosa? Con mirtillo. Vabbè, abbiamo perso un tappo. Metti il tappo. E shakeriamo. Sì. Tienilo il tappo però, eh. Tieni, metti sopra il ditino qua. Ecco, shakera. Shakera. Guarda un po', è venuto un colore un po' più chiaro. Lo assaggiamo? Com'è? Troppa pera. È vero, si sente tanto la pera, però ha il colore del mirtillo. Prima fatta. La prima porzione è stata fatta. Adesso cosa proviamo? Il tè. Con che cosa? Con il succo di
Boh, riassaggialo allora. Pasqua. Tappo. Segra. Assaggiamo. Alle bolle. Com'è te la pesca? Più il tè si sente. Si sente più il tè? Era frutti tropicali, non era il succo la pesca. Era il succo e frutti tropicali. È dolce infatti. Vai! Quali mischiamo? Due. Che sono il succo di melograna e il succo alla pesca. Shaker, scuotilo! Fuma! Ma... Poco male, Vittorio, non è successo niente. Tieni bene la mano sopra. Mi sa che vuole scappare il tappo. Tieni bene la mano sopra. O non è il suo. Prova a mettere questo. Bum. Pianino. Vedi, non era il suo allora. Yeah! Assaggiamo! Buono? Dolce. Questo è buono? Un po' aspro però. Si sente tanto il melograna ancora, eh? È vero. Melograna. Quindi, adesso possiamo mischiarne ancora. Ancora tre. Cosa vuoi farne? Vuoi mischiarle ancora? Sì. Sì. Per quando non è riempito, ok? Mm. Abbiamo tre diversi colori. Sì. Li assaggiamo. Scuro. Scuro. Chiaro. Chiaro. E? Chiaro e scuro. Chiaro e scuro, medio. Medio. Mm. Adesso li assaggiamo. Io faccio quello chiaro. No, tutti dobbiamo assaggiarli per decidere qual è il più buono. Da 1 a 10, ti piace poco o tanto questo? Non finirlo, che lo devo assaggiare anch'io. Ti piace tanto o poco? Non berlo tutto. No, ti piace tanto o poco? Tanto. Oh. Ne abbiamo poco? Anche questo a me piace tanto, è proprio dolce. Prima ho assaggiato, ma ne abbiamo ancora un pochino. Ma dopo dobbiamo solo metterli in ordine, quale ci piace di più e quale di meno delle nostre pozioni. Adesso medio. Quali assaggi? Quello che era scuro e chiaro. No, anch'io questo. No, questa pozione. No. Ok, quindi per ora il più buono è questo. È l'arancione. Buono anche questo, però io so qual è il mio preferito. Quale? Questo qui è il mio preferito. Il primo era dolce, dolce, dolce. E il tuo? Il mio è il terzo. Oh! Vuoi finirti tutta la pozione? No. Magari diventi un rospo. No. No? Ma la formula segreta delle vostre porzioni potrete spiegare? Vuoi mescolare tutti quelli che abbiamo fatto con quelli?
questo. Eccola la porzione magica. La porzione più magica del mondo. Quella che ti fa diventare super forte o super veloce o super intelligente. Che cosa ti fa diventare questa pozione? Ti fa diventare super? Te puoi volare. Te puoi volare. Te la bevi diventi un koala. Un koala? Bevila tu così diventi. No, bevila tu! Così ti coccolo tutto poi. Un koala coccolone o un koala aggressivo diventa? Mamma, bevi! Buono! Ah, adesso la mamma un koala! La mamma diventa un koala! Io la bevo? Un pochino, quindi diventi un po' koala anche tu? Mamma koala! Dai, Vittorio koala. Super Vittorio koala. Dai, bevi. Bevi. No, ho paura. Ma così diventi un koala anche tu con la tua mami, no? E fate due koala. Koala mamma e koala Vittorio. No. Allora anche tu. Sì, lasciamene un goccino così diventiamo tutti dei koala. Voilà. Sono un koala. Fanno così koala, fanno quel verso lì. Eh? Ti è piaciuto le nostre pozioni magiche? I nostri esperimenti di Halloween. I nostri esperimenti di Halloween. Ci siamo? Io li apro. Va bene, apri. Tiriamo sulle maniche, tira sulle maniche. Ma non fa. Tira sulle maniche. Oggi coloriamo la nostra super zucca. Ciao a tutti, eccoci qua. Ci prepariamo per Halloween. La notte delle streghe. Allora, oggi abbiamo deciso che faremo metà zucca a testa. È vero? Vero. E la decoreremo come vogliamo noi. È vero. Cominciamo? Inizio con il verde chiaro. Per fare che cosa il verde chiaro? Voglio fare il ciuffi. Ah, va bene. Ci ho promosso troppo. Mi sono messo troppo. Perché lo usi anche tu? Perché io ho deciso che la mia zucca non sarà una zucca tradizionale, ma una zucca al contrario. Mi serve la coperchia uguale. Volevo colorare la riga. Così almeno. Colora anche la riga. Ci passiamo sopra poi dopo col colore. Così non si vede più. Facciamo un altro colore. Ma tu hai la tua metà e io ho la mia però, eh? Ma volevo aiutarti. Ah, grazie, allora. Però no. Anche tu ti aiuta. Oh! Pochino. Togli un po' d'acqua da lì. Io li tengo. Sì, tienili. Mettiti anche di là se sei più comodo. Mettiti qui, così li prendi. Mettila così, sei più comodo? Sono super concentrata. Tu sei concentrato? Sì. Cosa fai? Aspetta, io faccio una zucca al contrario. Ma perché? Le zucche sono tutte non al contrario, sono dritte. No, una zucca al contrario nel senso che i miei colori non saranno quelli classici di una zucca. Ah.
Ma fermo ancora, guarda. Dimmi, ora quando la devi girare, che la giriamo così la colori tutta anche tu. Ok. Girare. Così basta? Ora vuoi girare di più? No, ce n'è tanto di verde, però. Ce n'è tanto di verde. Ce n'è ancora? Sì. Riesci a finire quindi? Sì. Okay. Mi sa di poco perché non ho così tanto verde. Massimo, proviamo a riprodurlo con l'altro. Andiamo a prendere un po' di bianco. Ma la zucca verde di Halloween io non l'ho mai vista. Ma anche la Alice l'ho fatta. Sì, perché io volevo avere una zucca stregata. Tu mi hai copiata. È bellissimo il verde. È il più bello colore. Il tuo preferito? Mm-hmm. Il più bello. E come mai è il tuo colore preferito? Perché, sai, poi io uso il verde scuro. Dopo usiamo anche il verde scuro. Ma perché il verde è il tuo colore preferito? Perché ce n'è tanto per me. No, ma non adesso. In generale, non è il verde il tuo colore preferito? Non ce lo pulirlo. Usa lo Scottex se vuoi pulirlo un po'. Perché lo devi pulire? Ti mancano ancora due spicchi della zucca. Sì, ma perché voglio te... Ma nella natura ci sono le zucche colore verde? Sì. Sì? Io non le ho mai visti. Ma voglio copiare la Alice. Devo sciacquare le mani adesso. Ma usa lo Scottex e boh, tanto ci risporchiamo. Finché usiamo le tempere ci sporcheremo sempre. Ma tu non sai sporco. Eh no. Lascia lì, a me non dà fastidio, io me le lavo una volta sola. Ma ti sei fatto un cerchio? No, non so come ho fatto a pitturarmi di nero. Quasi finito e la decorerò. Stio quasi finito. Stio... Di che colore è però veramente la zucca di Halloween? Arancione. Arancione. Io volevo ricopiarti però. Pumpkin. Ma avevano detto che ognuno la decorava come voleva, perché hai voluto copiarmi alla fine? Voglio come voglio. Quasi finito. Il verde. Fatto. Ok, adesso dobbiamo finire di colorare la faccia. Sai, la prima volta te uso il verde scuro per fare la bocca. Vai, qua la bocca, vai. Quello è il naso, non è la bocca. Vorrei iniziare a fare il naso. Mm-hmm. No, è bruttissimo. Prova a sistemare, magari invece di fare il triangolo glielo fai tondo nella tua zucca. Quella è la mia parte però, Vittorio. Oh. Eravamo rimasti d'accordo che va a metà zucca a testa. Vabbè, è una zucca particolare. Sì. Io faccio un po' il verde finito. Vicky, stai spostando il tavolo, eh? Faccio il nero. Fai il nero. Il nero oscurità. Il nero oscurità. Faccio io.
Dimmi se dobbiamo muoverla, la zucca. Ok. Cioè, se sei più comodo mettendo la zucca in un'altra posizione. Tenerissima l'acqua. No, è nerissima l'acqua. È nerissima, hai usato il nero? Ovvio, volevo fare l'occhio nero. Adesso lo faccio un po' marrone. Uso i colori a caso io. Bravo. Ma come? Dimmi tu come metterla. È asciugato? Sì. Finito. Mi serve un po' l'arancione. Meno male che almeno adesso la decoriamo. Aspetta, scusa, io devo finire ancora fuori. Tu la vuoi colorare anche dentro? Uh-huh. No, adesso è troppo mista di arancione. Io devo ancora fare il ciuffo sopra. Ma davvero? Ah sì. Io volevo provare ma non sono riuscito. Devi fare tipo come tutti dei triangolini. Ma davvero? Sì, guarda, io li faccio così. Dei triangolini e poi li coloro dentro. Non è un ciuffo quello. E che cos'è? Sembra un dente. Un dente a triangolo. Allora tu fallo come vuoi, io lo faccio così. E adesso faccio le cicatrici. Vabbè, non importa. Io poi dopo mi lavo le mani. Ma allora. Forse non ci siamo capiti. Dai. Vieni che ti faccio un ragno nel nasino. Ok. Fa solitico? No. Posso vedere? No, non ho finito, un attimo. Allora, questo è il corpicino. Adesso devo farti le gambe. Ok. Quante gambe ha il ragno, lo sai? Quante zampine ha il ragno? Due. Un po' di più. Cinque. Un po' di più? 6. Un po' di più? 10. No, un pochino meno. 9. Una meno? Fermo. 8. 8. Il ragno 8 zampe. Quindi gliene facciamo. 1. 1. Ti va solletico! Aspetta, gliene facciamo. 1. È così, l'ho capito, però se tu ti ingrigni tutto vengono delle zampe un po' così. Questo ragnetto ha le zampe un po' storte. 2. Ho marito il letto. Aspetta. Sarà arrivato. 3. Aspetta. Ho quasi finito, questa è la quarta. Poi devo farle 4. E adesso devo fare i 4 di là. Sei pronto? Sì. Parlo. Sì. 1. 2. 2. 3. No. 3. Manca l'ultima. E poi gli occhietti. E poi puoi andarti a vedere. Aspetta che adesso faccio gli occhietti del ragno. Aspetta, vado a vedere. No, aspetta, prima gli occhietti e poi vai a vedere il ragnetto. Ok. Gli occhietti. Spero che non li vai soletico. No. 1.
Due. Posso andarmi a vedere? Sì, adesso puoi andarti a vedere. Ho tutto? Mm-hmm. Ok, fatto. E poi le zampe. Di che colore? Sempre marroni? Sì. Otto, una, eh? Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E poi gli occhietti, però gli occhi per forza di un altro colore, se no non si vedono. Poi faccio la cicatrice alla nostra zucca. Gli occhi li faccio arancioni. Ok. Com'è? È un ragnetto? Ti faccio le pupille. Addirittura. Per farlo vero. Ma tu l'hai fatto con le pupille? No, io no. Aspetta, stai Dimmi. Ferma. Uno. Due. Finito! Sei riuscito? Sì. Mi hai fatto anche il ragnetto, così adesso siamo fratello e sorella di ragni. Sì, però andate a vedere. Io il mio lo chiamo Ragnar. Vai a vederti? Vado a vedermi? Guarda, finisco le mie cicatrici qua. Ma davvero sono cicatrici? Allora una di zombie. Eh sì, è una zucca zombie. E adesso vado a vedermi. È tutta arancione dentro? Sì, perché si mangia la zucca, se no c'è verde. È buona la zucca? Ti piace la zucca? Sì, ma no, non gli piace da mangiare, non gli piace. Ah, da mangiare no? No, solo da... A me piace tantissimo. Da colorare. La zucca è molto dai, salutare. E come posso fare? Non c'entriamo con due pennelli lì, Vicky? Sì. Possiamo fare un po' a testa se vuoi, quello sì, ma con due pennelli lì dentro no. Allora faccio da solo. Dimmi quando te la devo girare, alzare, cambiare. Faccio tutto così. Perché vedo dove coloro. Ok. Uso sempre l'arancio. Giusto, la zucca è arancione dentro, quella vera, e quella di Halloween fuori può essere anche di tutti i colori diversi. Ho quasi finito, guarda. Sì, facciamo questa metà. Piano, dove ci sono i buchi, perché sennò rischi che colori anche la nostra parte fuori. Fai tu quel bordo. Dove ci sono i buchini? Sì. Guarda il ragno della Alice. Bellissimo. E l'ho fatta io. Bravo. Allora vedi, sai cosa? Possiamo anche provare i trucchi di Halloween. I ragni? Se sei così bravo. Sì, ci possiamo disegnare tutti i ragnetti in faccia. Ci riempiamo di ragnetti e ragnatele in faccia. Disegnate, no? Mi puoi fare vedere com'è la ragnatela? Che colore è la ragnatela? Te la faccio in faccia? Voglio vicino al ragno. Beh, ovvio, va bene. Voilà! Voilà, finita! La nostra zucchetta di Halloween! La nostra zucca di Halloween! Qual è la tua parte? Questa qui. Quale? Da che parte la tua? Dove ho colorato verde l'occhio nero e la bocca arancione. Sì. Guarda, così ce l'abbiamo invertite. Tu sei vicino alla mia, io vicino alla tua. No, girato. E allora dobbiamo cambiarci noi. Tu vieni di qua e io vengo lì. Solo se io ho quella. Dai. Vieni, tu di qui, io di lì.
Così adesso abbiamo la parte della zucca giusta. Adesso? Adesso ci trucchiamo da Halloween. Halloween! Vittorio ha scelto di diventare una zucca. Zucca! Una zucca! Questo arancione. E bisogno di più. Ok, adesso facciamo i contornini neri. Quindi faccio io. Ah, vuoi usare quello, va bene. Tanto c'è tanto nero. Sì. No, se no lo finisci. Ma non ti ti presto uno dei miei, guarda, se lo finisco, va bene? Ok. Allora, andiamo un po'. Questa zucca ha il nasino nero. E poi ha... un pochino di bianco. Sì, il bianco lo facciamo dopo con i dettagli. Adesso prima facciamo tutto il nero. Così capiamo dove dobbiamo andare a pitturare. Ma qui li posso toccare? Sì, sì. Non vedo l'ora di andarmi a vedere. È un po' lunga, eh? Poi ha la bocca spaventosa, zucca nostra. Posso vederlo? Sì, guarda. Ah, l'occhio lo facciamo nero, come lei? Sì. L'occhio lo vuoi nero? Sì. E voilà! Adesso facciamo prima la parte... tutta arancione. Ma ti facciamo diventare una zucca. Una zucca. Una zucca. Come facciamo il bianco? Il bianco alla fine per i dettagli. Fai un ragno tutto colorato. Come ti viene? Come ti viene, viene? Sennò poi sono gelosa che tu sei tutto truccato, io no. Ti trucchi da solo e vedendoti nello specchio. Perché non mi trucchi tu? Non so fare lo scheletro. Ma non mi trucchi da scheletro, mi trucchi come vuoi tu. Ok, allora faccio un ragno. Grazie. Se vuoi... te ne faccio 10 di zampe. Un ragno a 10 zampe. Ma davvero? È l'ultimo? Sì. Adesso devo fare i ripassi neri. Dov'è l'altro pennellino fatto così? Eccolo. È quello che abbiamo non usato. Hai usato il bianco? I ripassi neri. Ti piace questa zucca? Sì. Adesso mi fai tu un ragno? Posso fare un po' di rosso? Puoi fare quello che vuoi, guarda. Qua ci sono tutti i colori che puoi usare.
Da togliere i capelli. Toglimi, spostami. Le ciglia. Le sopracciglia. Colorale, guarda, io te l'ho colorata l'altra. Molto Halloween questo rosso. Prendi più colore, serve. Gli serve un po' di rosso, un po' di verde. Le mischi? Aspetta, faccio le ciglia rosse. Dov'è la mascara? Di là, il mascara. E questa parte dell'occhio. No, dal basso all'alto, così. E fai il colore? In quale occhio lo vuoi? Tutte e due o solo uno? Tutte e due. Tutte e due? Sentito? Sì. Poi in realtà se riesci, guarda, io faccio così. Apro bene 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 l'occhio. Prova tu. Ah, ti fai metà zucca e metà Frankenstein. Il mostro di Frankenstein. O Hulk. Chi diventi? Faccio la metà verde e una metà arancione. Ma la metà verde che cos'è? È una strega, è uno stregone. Poi vedrai. Vabbè. Il colore è tutto di verde. Sì, il colore sì. Vittorio, chi vorresti diventare? Io sono uno zombie. Uno zombie? Perché gli zombie sono verdi. È vero, gli zombie sono verdi, sì. Hanno pure il mento verde. Devo colorare il mento. Ma tutto verde? No, devo stare attento a quella sfumatura rossa. Guarda, la faccia. Hai la faccia tutta verde tu? Posso aprirli? Sì, apri, se ti servono. Sì, mi servono. Possiamo fare uno di queste immagini. Però sì. Non devo sciacquarci la faccia. Beh, la mia è pulita, se vuoi provare tu a farla a me. O no? Prova tu a fartela a te, forse. Se riesci. Mi sono sporcato tutto. Dopo andiamo a lasciare le manine. Quindi sei diventato uno zombie che ti piace? Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!